Ciao a tutti ragazzi e ragazze, benvenuti in questo video. Questo video sarà un video mini haul, quindi io credo che non durerà tantissimo. Innanzitutto, prima di iniziare con quello che ho acquistato, alcune cose mi sono state inviate, volevo aggiornarvi sulla situazione colorista, perché come potete vedere i miei capelli sono sicuramente più amarena. Infatti ieri ho provato per l'appunto il colorista in Burgundy, che è questo, magari ve ne parlerò poi più approfonditamente, però devo dire che l'effetto comunque mi piace abbastanza. Non è sicuramente l'effetto che vi propongono qui, perché non verrà mai un colore di questo genere, soprattutto per chi ha dei capelli come i miei che sono abbastanza scuri, nonostante le punte erano sicuramente più chiare rispetto comunque alla cute, rispetto alla base, però devo dire che l'effetto soprattutto al sole si nota abbastanza. Voglio vedere sinceramente l'effetto che ha quando scarica, anche perché non ho fatto grandissimi danni e soprattutto non si è stampato sul cuscino, quindi devo dire che il cuscino è stato esente. Da questa colorazione si è trasferito sui vestiti, nonostante io ovviamente l'abbia lavato, e quindi magari vedremo un pochettino come si comporta nel corso dei lavaggi. Però volevo rassicurarvi del fatto che i miei capelli non sono diventati fragolina di bosco, anzi ricordo tantissimo il colore che mi ha fatto il parrucchiere, sicuramente un po' più blando, il che non mi dispiace per niente. Passiamo agli acquisti che ho fatto, ho deciso di farvi vedere quello che ho acquistato perché innanzitutto sono passata da Wycon con i saldi e sono riuscita a trovare questa palettina della Naughty Kitty, che è dell'edizione natalizia e che da 34,50 € era scontata a 10,50 €, per cui io non sono riuscita a resistere. Nonostante infatti avessi 5 miliardi di palette, io non sono riuscita a resistere uno per il packaging, perché come potete vedere è glitterato, tra l'altro in pandan con il maglioncino di H&M di oggi, è troppo bella. Si presenta infatti sotto forma di agendina tutta glitterata e quindi già i 10,50 € vale assolutamente per il packaging. Io riesco a farmi conquistare da queste piccole cose, da questi piccoli dettagli, ed è una palette composta da ombretti che per lo più sono tutti ombretti matte, eccetto questo qui che è un bel color teal e questa porzione viso. Non sono riuscita a sfruttarla tantissimo, infatti ho realizzato quattro trucchi, tra cui quello che mi vedete oggi, più che altro perché sono andata a lavorare una settimana, mi sono svegliata alle 5 e mezza e quindi tutta questa voglia di truccarmi non l'ho avuta, o meglio di truccarmi in maniera più strutturata, quindi ho utilizzato cose proprio in velocità e poi ho avuto un problema all'occhio per cui per 2 giorni non mi sono truccata, per cui fondamentalmente la sto utilizzando, l'ho utilizzata oggi bene per la prima volta, anche se ho fatto, già avete visto, uno smokey eyes con questo che è venuto bellissimo, veramente bello. Sono ombretti che sono abbastanza pigmentati, alcuni bisogna stratificarli un po' di più rispetto ad altri, però sono ombretti che mi ricordano tanto i refill di Wycon, quindi non sono tantissimo polverosi, sono stratificabili, magari non sono degli ombretti performanti al 100%, ma bisogna lavorarli un pochettino, però devo dire che quando li mettete là, quando li sfumate lì, li rimangono, quindi sono molto belli. Cioè, sinceramente mi sono trovata bene anche solamente per le sfumature. In particolare, quelli che ho provato per adesso sono questi tre che mi piacciono tantissimo per le sfumature. Anche questo color panna non è male, il teal lo adoro, il nero mi piace un po' meno questo grigio, ma più che altro perché non utilizzo il grigio. Per me esiste solo o marrone o nero. Il grigio è quella shade che non mi sa né di carne né di pesce. Infatti, all'inizio avevo utilizzato questa oggi, però poi ho dovuto mettere il nero per rendere tutto più intenso. Quindi comunque gli ombretti non sono per niente male. Cioè, sinceramente questa palette a 34,50 € non l'avrei acquistata, proprio detto con tutto il cuore, però a 10,50 € ne vale assolutamente la pena. Anche perché abbiamo questa parte qui che è molto bella, in particolare i due illuminanti. Questo mi ricorda tanto Angel di Nabla, ma anche l'illuminante della linea Veggie, che io posseggo, della linea Lucille, quindi quella vegana, sono questi due colori. Questo è molto bello perché è un po' più spento, mentre questo è quel bianco dorato con dei riflessi rosa, che comunque mi piace, dato che Angel sta quasi per finire, non mi dispiace per niente avere anche in queste altre palette. Ho utilizzato la Terra, che è abbastanza calda, e anche due blush oggi per fare contouring e blushing, mentre l'illuminante Angel di Nabla, perché voglio finire assolutamente, però devo dire che per 10,50 € se voi la trovate dovete assolutamente comprarla. Un altro prodotto che ho acquistato è un liquid lipstick di Wycon. Infatti non acquistavo liquid lipstick da una serie di
tempo in memore e le ultime collezioni sinceramente non mi hanno tanto entusiasmato. Anche la stessa collezione di Barbie, purtroppo sono arrivata tardi, molti colori erano finiti, erano rimasti pochi colori, ma comunque li ho trovati ancora più slavatini rispetto agli altri e soprattutto erano colori più intensi, per cui necessitavano di almeno 2-3 strati per essere dei colori pieni, e quindi sinceramente questa cosa non mi è piaciuta. Infatti non ne ho preso nemmeno uno, però non ho saputo resistere a questo, il 78 Terra, che in realtà credo che faccia parte della collezione dei Nude. Infatti è uscita proprio questa collezione dei Nude, che non ha avuto tantissima fama qui sul tubo, sinceramente, però volevo un rossetto nude che fosse un po' più caldo, un po' più marroncino. Bene, l'ho acquistato, a seguito anche dei continui punzecchiamenti di Andrea che mi diceva acquistalo, acquistalo, nonostante io sia piena di rossetti, l'ho acquistato, torno a casa e trovo questo. In realtà non sono uguali, vi avevo fatto anche una foto nelle stories di Instagram, perché questo va a sottolineare la mia scaltrezza. In realtà non sono uguali perché questo è il 35 e poi andandoli a swatchare ho notato la differenza, seppur minima, però comunque una differenza c'è. Ve li faccio vedere, questo è il 35 e questo è il 78. Potete notare che comunque c'è una leggera differenza. A livello di pesca più presente in uno e nell'altro c'è un pizzico di marroncino. Quindi nonostante Terra sia un po' più marroncino, comunque mi piacciono entrambi perché li ho provati. Questo l'ho provato anche 2-3 volte e la mia fissa dei marroncini in questo momento è incontenibile. E nonostante comunque siano entrambi belli, abbia una texture sempre a livello di slavatino, ma non troppo, però comunque in un nude è più semplice andarlo a stratificare. Di questo per esempio devo fare due passate, ma anche di questo, però in un nude non mi dispiace perché da quell'effetto vedo non vedo di labbra alla base, che comunque non è per niente male. In un colore un po' più vibrante, un po' più presente, ovviamente questo effetto potrebbe avere degli effetti collaterali, mentre nei nude comunque questo finish non mi dispiace per niente. Sono stata poi da Sephora e ho preso due prodotti che a me incuriosivano tanto, e che è questa mini taglia della cipria Log It di Kat Von D, che è la Satin Powder. È una mini taglia abbastanza, sembra piccola ma in realtà non è piccola, perché ha un contenuto di 5.4 grammi. Considerate che è una full size di Essence, ne contiene 7, quindi sinceramente questa costa 16 euro, 16,90 euro se non erro. E questa cipria l'ho provata ancora due volte, quindi ancora non vi so dire assolutamente niente, però rispetto al tester originale a me sembra che questo non abbia i glitterazzi che ha quel tester, e quindi sinceramente l'ho utilizzato solo per il baking. Non so se mi appesantisce troppo il contorno occhi, quindi vorrei provarla ancora, vorrei vedere come si evolve la situazione. Una mini taglia che è fatta veramente bene, a partire dal tappino, a partire dalla spugnetta, e anche il copri buchini in modo tale che la cipria non svolazzi qua e là, e il copri buchini a forma di stella. Cioè vi ho detto tutto, questa è un'attenzione proprio per i particolari, un'attenzione per le mini taglie che generalmente vengono considerate poco. In realtà Kat Von D diciamo che ha fatto veramente un prodotto che è molto carino anche da vedersi, da portare in borsetta. Io penso che dalla quantità che ho utilizzato per il baking, più o meno 2 mg se non di meno, se non microgrammi, questa mi durerà una vita. Un altro prodotto che ho acquistato e che volevo provare, ve l'ho detto già diverse volte in un'altra colorazione, è questa mini taglia di NARS. Allora, detto sinceramente, non conviene tantissimo prendere questa mini taglia, perché sapete che io ho la full size, che costa la bellezza di 30 euro, però purtroppo qui non c'è proprio lo stand di NARS, quindi dovrei fare un ordine online, e dato il mio odio spasmodico per il servizio di Sephora online non volevo farlo. Quindi bando alle ciance, ho voluto provare l'altro correttore di NARS in mini taglia. Potete vedere la differenza tra la full size, e questo è Honey, e quest'altro che invece è Custard. Questa costa la bellezza di 30 euro, questo se non erro era 12 euro, 11 euro e qualcosa. Esattamente sono 1,4 ml e 6 ml, quindi sinceramente converrebbe questa, converrebbe la full size, anche perché NARS è scontabile sempre al 20% se non erro, però volevo provare proprio la colorazione che è più chiara, un po' più illuminante rispetto a questa che invece è più aranciata e più correttiva per le mie occhiaie violacee.
pistoli mi sono arrivati due prodotti che sono questa maschera di Glam Glow ed è la Bubble Sheet Oxygenating Deep Cleanse Mask. Questa la vorrei provare e magari la provo oggi quando ho questo trucco molto molto importante, anche perché è una maschera purificante, ossigenante, detox, che è destinata anche a sciogliere e rimuovere il trucco del viso. Vorrei provarla anche sugli occhi, giusto per curiosità, non solo appunto sul viso per rimuovere il tutto, in modo tale da capire se realmente funge o meno, e soprattutto se vale il prezzo che costa, perché questa maschera costa 8,90 euro. Di questo prodotto volevo farvelo vedere intero prima della degenerazione, magari vi registro poi qualche piccolo spezzone per farvi vedere direttamente la maschera. E l'altro prodotto è questa maschera di Aveda, che in realtà loro chiamano mask, però non è altro che una crema viso notte. È una crema che viene chiamata Wedding Mask ed ha un profumo molto speziato, ricorda tantissimo le spezie orientali, a me ricorda tantissimo i profumi della Tunisia, di tutte quelle spezie, ed è una maschera che è di 50 ml. Il packaging comunque è molto carino, molto bello, molto elegante, però è una maschera che costa molto, cioè una maschera che costa 69 euro, se non è. Come potete vedere la sto utilizzando tutte le sere. Come prima impressione è una crema notte, perché in realtà è una crema notte nutriente valida, perché io la applico la sera e la mattina ho una pelle molto più luminosa, molto più idratata, però sinceramente non so fino a che punto valga i 69 euro, cioè un prodotto che costa 69 euro dovrebbe rendermi la pelle ancora più bella. Non è assolutamente un prodotto malvagio, ovviamente per capire poi l'effetto di una crema bisogna utilizzarla almeno per un mese di fila, quindi queste sono le mie primissime impressioni. Cioè non è un brutto prodotto, però sinceramente il prezzo non è tantissimo giustificato, anche perché non ha tantissimi attivi molto costosi, per cui non so fino a che punto io vi consiglierei una maschera di 70 euro come crema notte. Vi ricordo, se vi ho detto che il marchio è Aveda, la maschera si chiama Tula Sara. Continuerò sicuramente a utilizzarla, però sappiate che comunque le idee penso che rimarranno sempre le stesse, comunque saremo sempre su quella scia. Un altro prodotto che mi è stato inviato, questa volta da Mesau da Milano, infatti abbiamo iniziato questa collaborazione, io non posso far altro che ringraziarli, è questo Lash Artist, questa nuova uscita del brand, che è un mascara panoramico, quindi è un mascara che è caratterizzato da questo scovolino che ricorda tantissimo il Better Than Sex di Too Faced. L'ho provato oggi per la prima volta. Ovviamente sapete che per andare a provare un mascara, per andare a capire un mascara, io ci impiego un po' di tempo. Il primo utilizzo comunque non è stato per niente male, trovo che questo mascara vada a separare, incurvare ed allungare le ciglia, non è un effetto che assolutamente mi dispiace, inoltre le ciglia sono veramente molto elastiche, quindi proprio come prima impressione mi è piaciuto abbastanza. E ovviamente voglio vedere quando si asciuga, perché un mascara un po' più asciutto secondo me ha una resa migliore, ancora migliore, quindi se già da prima applicazione, io che solitamente con le prime applicazioni non ci vado mai a nozze, se già prima applicazione comunque è un mascara che mi è piaciuto, voglio vedere comunque un po' più in là, andandolo a utilizzare man mano che si secca, che cosa riesce a dare questo mascara. È vero che lo scovolino comunque è un po' più cicciotto, tendo un po' a macchiarmi se non sto molto attenta, ma sapete che comunque ho delle palpebre particolari che io mi macchio quasi con tutto, quindi magari di questo ne riparliamo e ve lo faccio vedere anche direttamente in azione in qualche getter di With Me. Chiudiamo con altri acquisti. Da Lidl credo che abbiano portato in permanente questi shampoo della PH Bio. Io questi ve li straconsiglio, uno perché sono dello stesso brand di Qualicos che potete trovare in bioprofumeria, hanno un buon inci. Io come potete vedere già l'ho provato due volte, sto cercando di alternare questo e l'altro bio di Phytophilos in modo tale da non far abituare tantissimo il capello. Questo mi piace tantissimo ed è per i capelli colorati e sensibili, anche se voglio prendere quello al timo per i capelli che hanno la cute un po' più grassa, per farlo almeno una volta al mese. Questo due volte l'ho provato, due volte mi è piaciuto veramente veramente tanto. Quindi se li trovate da Lidl, assolutamente provateli. E chiudiamo con gli smalti, infatti ho preso due smalti della P2 della linea Easy and Gel.
che sono nella colorazione 11 Brick Carmine e 080 Faded Brick. Sono due smalti che non mi hanno entusiasmato al 100%, questo principalmente perché devo fare due passate, nonostante l'applicatore sia quello che piace a me, ovvero con i bordi un po' più arrotondati. Questo risulta un po' più slavatino rispetto a quest'altro, anche se in entrambi devo fare due passate. La cosa che non mi ha convinto tantissimo è che io ho applicato questo, era perfetto prima di andare a dormire, la mattina dopo mi sono trovata già con le unghie sbeccate. Escludendo il fatto che io soffri di sonnambulismo, che abbia picchiato qualcuno nel corso della notte, giuro che non ho fatto assolutamente niente, quindi sinceramente mi viene il dubbio che questo dura veramente veramente poco. Anche questo non mi è durato tantissimo, solo che lavorando praticamente lo smalto mi si sbeccava tutti i giorni, quindi voglio riprovarli per cercare di capire se in realtà fungono o non fungono, perché con altri smalti della P2 mi sono trovata veramente bene. Detto ciò, questo mini haul, che secondo me è diventato anche un ultra haul in mega recensione, è finito. Io spero che questo video vi abbia incuriosito, vi abbia fatto nascere qualche desiderio cosmetico, vi abbia tenuto anche compagnia, insomma. E quindi, sempre se viva, ci vediamo alla prossima. Ciao!